Ciao a tutti. Spesso può accadere che un accessorio dell'auto, come può essere la radio, oppure il climatizzatore, i sedili riscaldati o quant'altro, non funzionino di punto in bianco. Una delle prime verifiche da fare è quella di, controllare e sostituire i fusibili. Vediamo come possiamo farlo. Ogni auto ha più scatole di fusibili, tipo nella Fiat 16 ne abbiamo una qui, vicino alla batteria, con alcuni fusibili. E una qui sotto. Vediamo se riusciamo a inquadrarla. Sotto questa scatola, eccola qui. Ora per sostituire il fusibile è la cosa molto semplice. Una volta che avete individuato il fusibile nel manuale di istruzioni, con una pinza, dopo aver staccato la batteria, estraete il fusibile e andate a sostituirlo con un altro nuovo. Ovviamente è da prestare attenzione di mettere la stessa potenza. Per sapere dove si trova la scatola dei fusibili, la cosa migliore è guardare nel manuale di istruzioni. Come avete visto, io ce l'ho qui in basso sotto, vicino alla pedaliera, ma diversi possono averlo qui dietro il vano portaoggetti. Quindi leggete il manuale di istruzioni. E dopodiché, sempre nel manuale di istruzioni, come ho detto prima, trovate che tipo di fusibile dovete sostituire, quindi sia la potenza e anche il tipo di accessorio. Una volta che avete sostituito, riattaccate, ricollegate la batteria e provate a vedere se l'accessorio funziona. Grazie mille della visualizzazione. Se questo video ti è piaciuto, condividilo. Ciao!